No, non ce l'ho. Fase 1, lavaggio di brontolo 2.0. Cioè, guardate Francesco che è una montagna di 1,90 m, palestrato, sembra una formica vicino a brontolo 2.0. Guardate, guardate, guardate. Ciao Franky! E questa è la prima fase di lavorazione, dopo inizia la personalizzazione. Dopo prima va in carrozzeria e va rifatta tutta la cabina. Lavaggio tenda. Guarda Francesco come scopa. E poi dicono che uno sposato c'è niente da fare, oh, dalla mattina alla sera tenere sto vizio. Bene, avete visto che il primo passaggio da fare è andare dal lavaggista e far sgrassare uno, due, non so quanti anni, spero solo uno, spero per chi l'abbia avuto prima, voglio dire, no? Comunque tutta l'immondizia depositata sulla carrozzeria, anche perché poi fuori escono le magagne, infatti la cellula era stata verniciata in malo modo proprio, tant'è che avete visto che la vernice, il primo strato di vernice se n'è sceso con lo sgrassante, vuol dire che è stata verniciata proprio ad cazzum decanum. E quindi, ma tanto questo poi va in carrozzeria, viene rifatto, viene ripreso, viene personalizzato a modo mio, e quindi tutto ciò non mi tocca minimamente, anche perché per me non esiste un camper pronto a partire, perché il camper, se non lo personalizzate, secondo me un camper non personalizzato non è mai vostro, è di qualcun altro, voi lo state solamente guidando, abitando, ma non è mai vostro. Il camper si deve personalizzare, ragazzi. E allora per questo video basta così. Vi ho fatto vedere giusto le prime fasi, poi farò le varie tappe, perché non è possibile fare un video lungo tutto il percorso di restauro, perché da qui a un mese ci lavorerò sopra, quindi quando lo dovrei fare sto video? Ad aprile. E poi quanto dovrebbe durare? Un'ora? No, facciamo dei piccoli video, piccolissimi, giusto per far vedere cosa sto facendo, giusto per rendervi partecipi di... Madonna, che ho messa la tenda qua dietro, non si vede brontolicchio. Vedete là dietro? Ho tolto il materasso grande e ho rimesso i cuscini classici, quelli originali del camper, e ho creato di nuovo la dinette, perché sì, il materasso, il letto in coda è tutto bello, però non fisso come l'avevano fatto loro. Era un materasso da casa, era una piazza e mezza classico della Permaflex, quello che sia, da casa. Io le cose fisse che non posso poi godermi, sotto c'erano tre gavoni, il tavolo, quello e quell'altro, io voglio usarlo a modo mio, a gusto mio, non a gusto degli altri. Torniamo al discorso della personalizzazione. In coda io voglio la dinette, che poi diventa letto e un altro paio di maniche. Quindi qua ho fatto un divano, come vedete ho sceso tutti i cuscini, quindi è diventato un divano laterale, ma non so se lo lascio fisso o lo lascio con i sedili. Quindi dei tre tavoli due sono montati e... ah, perché ha tre tavoli questo camper, ha anche il tavolo per l'esterno che non è la dinette interna, sono tre tavoli, due interni e un esterno. È carino, è carino. Personalizzazione, hashtag personalizzazione.